Una notizia di queste ore, prorogato quindi ulteriormente lo stato di emergenza per i territori isolani colpiti dal sisma dello scorso anno. Sindaco Pascale, però questo non deve comunque lasciarci cullare sugli allori. No, però era importante innanzitutto avere la proroga dello stato di emergenza che ci consente di continuare a svolgere le attività soprattutto di assistenza alla popolazione e nello stesso tempo ci dà la possibilità di ragionare serenamente tra virgolette ai passi successivi che dobbiamo ancora ottenere. Il 21 di agosto sarà sull'isola il Presidente, speriamo che il Presidente ci porti poi quelle notizie che noi abbiamo chiesto da partire dalla nomina del commissario, ma soprattutto poter poi interloquire direttamente col governo per quelle che sono i reali bisogni. Sogni e le esigenze che abbiamo all'Acquamino Casamicciola e Forio. Intanto nelle ultime ore si muove la Regione Campania con la costituzione di questo ufficio di coordinamento e con le dichiarazioni precise del Presidente De Luca che verso il Governo ha detto non inserire Ischia nel decreto è stato un suicidio politico. Sì, ho avuto già modo di ringraziare come istituzione locale il Presidente De Luca per questa sensibilità istituzionale, anche perché è chiaro che se la regione ci continua a stare al nostro fianco, le nostre proposte in termini istituzionali diventano più forti. Quindi per interloquire col governo, se la regione è al nostro fianco è meglio, decisamente.